chiamiamo immediatamente Piero Marrazzo. E Francesco Storace. Allora, io ringrazio tutti quelli che hanno deciso di seguire questo dibattito, ringrazio ovviamente l'Italia dei Valori che ha scelto di aprire la sua prima festa del Lazio con questo dibattito, ringrazio Piero Marrazzo perché è la prima volta che torna a parlare in pubblico in questi dopo 2 anni di fatto, e ringrazio anche Francesco Storace perché con intelligenza e anche direi con un pizzico di coraggio ha accettato l'invito di Vincenzo Maruccio, il segretario dell'Italia dei Valori, a stare qui oggi a confrontarsi con Marrazzo, e ringrazio ovviamente Giovanna Vitale, giornalista di Repubblica, insomma noi ce la metteremo tutta, dato che diciamo siamo alla ricerca subito di una notizia che si possa battere, che le agenzie possano battere in fretta. Io insomma comincerei con Piero Marrazzo perché si è scritto parecchio in queste ultime settimane di un suo possibile rientro nella scena pubblica, nella sfera politica, quindi la domanda a Marrazzo è diretta: tornerà a fare politica? Buonasera a tutti e davvero grazie per come mi avete accolto e grazie davvero all'Italia dei Valori che mi ha dato questa possibilità. E io sono arrivato qui, c'erano i giornalisti, ho cercato di rispondere e lo farò dopo, ed ero con le mie figlie. E vedete, do subito una risposta. Non so se è un titolo per un tech d'agenzia, ma uno si può dimettere se sbaglia, e io ho sbagliato, sia nei confronti della mia famiglia e di chi aveva fiducia in me. Erano sbagli personali, ma ho sbagliato, e quando un uomo pubblico sbaglia ha una sola cosa da fare, dimettersi, e io l'ho fatto. Ti puoi dimettere da un incarico, ti puoi dimettere da un incarico che ti è stato dato dagli altri o dal tuo editore, però non ti puoi dimettere dalla vita. E per un uomo il lavoro, la propria professione e la politica intesa come cultura, come una partecipazione all'esistenza in una società, ecco, io di là non mi posso dimettere, quindi non c'è nessun ritorno, Alberto, è continuare a fare quello uno che ha fatto. Se si tratta di un incarico, no, non sono alla ricerca di nessun incarico e in questo momento non penso di aderire a un partito, ma se un partito mi invita a parlare di politica o di temi importanti, io credo che da lì non mi devo dimettere, ma devo solo stare con gli altri. Allora, quindi ha detto che è un suo ritorno, mi pare di capire, sulla scena pubblica, ma non ancora sulla scena politica. Posso darti del tuo no, Giovanna? Devi. Ecco, credo che dalla scena pubblica io non scendo, da uomo pubblico non ti dimetti mai, anche sì, quello. Benissimo, però un uomo pubblico ha, secondo me, anche il dovere di dare delle spiegazioni. E negli ultimi 2 anni, dal famoso ottobre del 2009, tu hai dato poche spiegazioni su quanto è successo, nel senso che hai deciso, anche abbastanza legittimamente, che siccome c'era un'inchiesta in corso,
non doveva interferire, le tue dichiarazioni non dovessero interferire con le indagini della magistratura. Quell'inchiesta però si è conclusa a fine luglio, che ha stabilito appunto che tu sei stata vittima di un ricatto e che sei stato vittima di un ricatto, e sono stati ovviamente rinviati a giudizio 8 persone. Allora io mi chiedo una cosa, però, e penso che tu lo debba anche ai tuoi colleghi di partito, oltre che ai tuoi avversari e a chi ti ha seguito in regione. Volevo sapere perché l'episodio, diciamo, scatenante, il famoso blitz dei carabinieri infedeli è avvenuto in luglio. Tu ti sei dimesso a fine ottobre. Sono passati 3 mesi e non hai denunciato il ricatto. Non pensi che avresti dovuto farlo? Allora, no, vi prego. Un attimo solo. Io sono venuto qui, vi leggo una frase e dopodiché risponderò a Giovanna. C'era un vecchio presidente che diceva: dico sempre questo al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente. Quel presidente era Sandro Pertini. Allora, se io sono qui, lo dico per rispondere, io non ho subito ricatti, l'inchiesta forse non l'hai letta bene, perché me la potrei adesso leggere, e quindi io non ho mai subito ricatti. Io sono stato informato che sarei stato ricattato. Dal Presidente del Consiglio anche. E è noto, quindi non devo dire altro. Io devo ripetere questo. Uno che conosce bene la filosofia del diritto ed è l'onorevole Orlando. Allora potrei dirti che ci sono 3 norme nella vita di tutti noi, poi passiamo al dibattito. La prima regolamentazione è quella che ci aiuta a vivere tutti insieme, sono le cosiddette norme scritte, i codici. E io non ho infranto un codice. La seconda è la morale. Io ho sbagliato come uomo e come uomo ho dovuto assumermi le mie responsabilità. Ho scelto anche il tuo giornale poi per dirlo, e lo trovo stasera. Molti di loro mi avevano fiducia in me. Io ho mancato a quella fiducia e quindi io mi sono dimesso. La terza è l'etica. E io vorrei dire che per quanto mi riguarda sto in pace con la mia coscienza. Perché io, pur non avendo infranto nessuna norma, avevo sbagliato come nel mio privato, e un uomo pubblico va via. Quindi io in questo paese mi sono dimesso. Non solo, ma voglio dirti che ho scelto un giornale, ma scelgo questa sera. Io ancora oggi voglio guardare negli occhi loro. Quando un uomo sbaglia e se chiede scusa agli altri, quando fa questo, è un uomo libero. E io oggi sono un uomo libero perché ho detto quello che dovevo dire. Quindi, Giovanna, io non ero stato ricattato. Adesso spero, perché se no manchiamo di rispetto a Storace, penso che dobbiamo parlare di regione e di politica. Sì, lo tiro in ballo io, Storace, perché io farei intanto, diciamo, una domanda a entrambi, perché io vorrei parlare di quello che ha detto lui. Prego, dai. Perché questa sera io sono stato invitato dall'onorevole Maruccio, saluto tutti, a un dibattito su 10 anni di storia della nostra regione, che stanno simbolicamente qua. Non lo dico per galantomismo, ma non voglio assistere a una sorta di flagellazione questa sera. No, mi alzo e me ne vado. Lo dico con franchezza perché, insomma, credo, Piero, che posso dirlo anche pubblicamente, quello che ti ho detto privatamente, credo che abbia pagato anche troppo. Ha 2 figlie splendide che ho conosciuto adesso, insomma, io la chiuderei qui, la polemica pubblica. Poi ognuno fa le sue valutazioni, è normale. Fare delle domande non è flagellare, però, onorevole Storace. Vorrei evitare di doverne parlare io. Thank you.